Venire in vacanza a Pesaro non è mai stato così conveniente. Il nuovo accordo con Trenitalia, sottoscritto dal Comune e l'Associazione Albergatori APA, suona come una risposta alle accuse di scarsa capacità di apportare nuovi flussi turistici al territorio. Sfrezza in prima fila agli eventi di Pesaro. Questo è lo slogan della nuova campagna promozionale che offrirà grandi agevolazioni, studiate per famiglie, persone singole o gruppi che viaggiano in treno. Dalla Welcome Pesaro Card, che raccoglie offerte e proposte culturali, turistiche e commerciali da sfruttare una volta iniziato l'alloggio e che offre un ticket omaggio per la visita a Casa Rossini, al biglietto in treno rimborsato per chi prenota un soggiorno settimanale o bisettimanale in qualsiasi B&B del territorio. Per il soggiorno di una settimana la quota rimborsabile arriva fino ad un massimo di 40 euro a persona, mentre per soggiorni più lunghi, che durano fino a due settimane, si può arrivare ad un rimborso massimo di 80 euro. Questo nuovo accordo va ad incrementare il grande lavoro iniziato tempo fa e che vedremo attivo il prossimo 11 giugno con il nuovo collegamento notturno che partirà da Ancona per arrivare a Monaco e Vienna, confermate che comprendono anche Pesaro insieme a Cattolica, Rimini e Bologna. Il biglietto di viaggio che vedrà Pesaro come destinazione finale potrà essere acquistato su tutti i canali vendita di Trenitalia e rientrano nell'offerta anche tutti i viaggi con scalo a Pesaro, anche con treni Intercity, Intercity Notte, Freccia Bianca, Freccia Argento, Freccia Rossa e treni regionali. L'amministrazione sottolinea che questo è solo un primo passo verso Pesaro Capitale della Cultura 2024, che vedrà concretizzare nuovi progetti e agevolazioni per chi passerà le vacanze sul nostro litorale.